brevemente percorrerò più o meno questi aspetti. Innanzitutto l'obiettivo, in realtà questa è la seconda edizione dell'osservatorio, nel senso che Tink con Informatici Senza Frontiere e il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione dell'Università di Cocca ha intenzione di proseguire nel corso degli anni queste analisi in modo tale da costruire un vero osservatorio che si sviluppa nel corso del tempo. Illustrerò i contenuti principali, alcuni dei contenuti dello studio, tra l'altro in particolare dei cenni sul quadro normativo, perché ci sono degli aspetti di interesse, alcune considerazioni, alcuni dati sulla struttura del comparto e la tematica della tecnologia. Allora, gli obiettivi dell'osservatorio, dicevo che è il secondo anno che si realizza, scusate, ma da quando ho smesso di fumare, quando parlo mi capita così, accidenti. Dunque, l'osservatorio intende monitorare nel tempo il settore del no profit, monitorare l'uso delle tecnologie cercando di individuare quali possono essere possibili ulteriori utilizzi. L'obiettivo finale è sostanzialmente quello di contribuire ad aumentare l'efficienza e l'efficacia del comparto. Lo studio innanzitutto è il risultato del contributo di molte persone che hanno collaborato alla nostra realizzazione. Grosso modo, diciamo le sezioni, le tematiche affrontate sono un'analisi di tipo solito strutturale del settore, un altro argomento che viene affrontato in più parti è tutta la tematica legata alle tecnologie del social, un ulteriore tema di analisi è il web. Abbiamo anche individuato alcuni casi di utilizzo della tecnologia che non sono casi particolarmente clamorosi e rilevanti, ma proprio perché volevamo far vedere come anche con relativamente poca tecnologia si possono fare delle cose egregie e soprattutto molto utili. Un altro argomento che viene affrontato è il tema delle ONG e poi più in generale i rapporti con la tecnologia. Io non approfondirò tutti gli aspetti, questo è solo una sorta di elenco dei contenuti del lavoro. Allora, il quadro normativo, quello che mi premeva, dovete sapere che io a terzo settore non sapevo assolutamente nulla, o quasi praticamente nulla. Mi hanno sorpreso delle cose, per cui in realtà quello che io vengo a raccontarvi è ciò che mi ha sorpreso. Una delle cose che mi ha sorpreso è l'aspetto normativo, il quadro normativo. Perché mi ha sorpreso? Perché la legislazione, c'è molta legislazione, ma è una legislazione sostanzialmente molto frammentata, non è una legislazione di tipo organico. E una delle cose che negli incontri che abbiamo avuto con esponenti del terzo settore, operatori del terzo settore e quant'altro, è stata la richiesta quasi di una sorta di legislazione quadro che permetta di organizzare e sistematizzare tutto il settore. È vero che il terzo settore ha anche una copertura costituzionale garantita dall'articolo 2 e dall'articolo 18 della Costituzione. Ciò nonostante, è un quadro molto frammentato, per certi versi anche molto disorganico. Altro aspetto che mi ha sorpreso, gli aspetti quantitativi. È un settore, come dire, molto grande. Abbiamo avuto dei problemi con i dati perché non ci sono dati recentissimi. I dati sono al 99, al 2001 e al 2003 per il volontariato e al 2005
per le associazioni sociali. Dunque, ci sono oltre 235.000 organizzazioni, ci sono 488.000 addetti, cioè dipendenti, oltre 3.200.000 volontari. Nel 2001 aveva raccolto 37 miliardi di euro, e la stima che abbiamo fatto per il 2011 di 45 miliardi di euro, che non sono pochi. E ci sono, e solo per quanto riguarda il volontariato, gli utilizzatori sono 6 milioni e 8, oltre 6 milioni e 800 mila persone. Quindi siamo di fronte ad una realtà estremamente importante, estremamente cospicua, grande, insomma, cosa che io, come dicevo prima, non conoscendo il settore, non mi aspettavo, mi ha colpito molto. Però ci sono degli aspetti strutturali che fanno un po' riflettere. Allora, per esempio, la distribuzione la numerosità delle istituzioni è molto disomogenea. Vedete che mentre l'Italia ha 38 istituzioni ogni 10.000 abitanti, il Trentino, vabbè, ne ha 88, in compenso la Campania non ne ha 20, non ne ha neanche 20. Lo stesso dicasi per le istituzioni. La media di 330 milioni di lire, questi sono dati in lire, però si va dai 444 del centro ai 179 del meridione. Ora, questi sono valori medi, e come diceva Trilussa, io mangio un pollo, il mio capo no, però mangio mezzo pollo per uno. Per cui, insomma, possono lasciare un po' perplessi. Il dato di fondo, comunque, è che, ad esempio, se nel sud la media è 179 milioni di lire, vuol dire che esistono molte associazioni che sono al di sotto di questa soglia e qualche associazione, ma non tante, che è al di sopra di questa soglia. Se voi vedete, lo stesso discorso si può fare sia per il centro che per l'interno. Cioè, il dato medio basso rivela la estrema dispersione nella raccolta dei fondi. Tra il 99 e il 2001 c'è stato un aumento di quasi del 9% nel numero delle istituzioni, ma una diminuzione degli addetti del 5%. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dal punto di vista della struttura portante, per certi versi, si è verificato sostanzialmente un indebolimento della struttura. Maggiori istituzioni, minore persone. Certo, poi ci sono anche i volontari, ma anche per quanto riguarda i volontari, i numeri medi sono in leggero decremento. Quindi il quadro complessivo è un quadro disomogeneo, fortemente disomogeneo, e sostanzialmente di debolezza strutturale. Qualche cenno sul discorso dell'ICT. Allora, diffusione estremamente disomogenea. Poi vedremo alcuni. La situazione sintetica in alcune categorie, classi, dico. La diffusione è comunque molto limitata, perché anche dove c'è, come dire, anche dove c'è tecnologia ce n'è poca. Da parte del management è stata riscontrata una sorta di bassa attenzione al tema. Ce ne hanno anche indicato, durante questo incontro che abbiamo avuto, ce ne hanno anche indicato i motivi che poi vedremo. C'è una sostanziale incapacità a valutare le potenzialità della tecnologia, come se non ci fosse abitudine all'uso della tecnologia stessa, non tanto all'interno del terzo settore, ma proprio anche nella propria vita privata, diciamo. Ci sono due aspetti che sono le disponibilità economiche limitate
e la mancanza di soluzioni specifiche per il terzo settore, che ci sono state più volte segnalate, ma che però corrono il rischio di diventare degli alibi per non fare niente, per non muoversi nel campo della tecnologia. Per esempio sul tema della mancanza delle soluzioni specifiche, secondo me dopo Roberto Polillo illustrerà come qualmente invece questo tema sostanzialmente non sia vero, nel senso che esistono N possibilità d'uso della tecnologia, l'unica cosa è basta volerle usare sostanzialmente. Per esempio, alcune abbiamo così suddiviso in tre segmenti le organizzazioni, quelle grandi, che quindi hanno più di 200 volontari, le medie con da 20 a 200 e le piccole con meno di 20. Allora, quelle con più di 200 volontari sono poche, innanzitutto, però sono anche quelle che hanno un approccio più strutturato alla tecnologia, hanno quasi un approccio da azienda, nel senso che hanno delle risorse dedicate spesso, usano la tecnologia su tutto lo spettro del possibile uso e poi, cosa molto importante, hanno le dimensioni e la forza per relazionarsi col mondo dell'offerta, diciamo da pari a pari, ma sono molto poche queste, molto poche. Le medie organizzazioni, c'è un po' di tecnologia, diciamo, c'è molto office e tendenzialmente l'office serve a, viene utilizzato, gli strumenti di office vengono utilizzati anche per la gestione, gli aspetti di tipo gestionale, il bilancio piuttosto che cose. È vero che solitamente sono organizzazioni che non hanno bilanci di dimensioni particolarmente elevati o particolarmente complessi, però insomma qualcosa di più si potrebbe forse avere. Il vero grosso problema sono le piccole, che non hanno niente sostanzialmente, o hanno il PC di un volontario che viene prestato, o hanno un PC di 10 anni fa dismesso dal volontario, ed è veramente il ventre molle e ciò che è più a rischio, diciamo, dal punto di vista anche poi della capacità di essere efficaci ed efficienti. Ci hanno sempre in occasione di questi incontri ci hanno segnalato questi tipi di atteggiamenti. Allora, innanzitutto c'è un problema di atteggiamento di base. Il terzo settore, le persone che operano nel terzo settore hanno un atteggiamento fortemente orientato al fare. Allora, tutto ciò che non è fare nel senso della missione dell'ente, viene vissuto come un ostacolo, come un peso. Quindi anche dovessi occupare di tecnologie che non è loro fare, viene visto in questo senso. Un altro aspetto che ci è stato segnalato è l'età del management del terzo settore, che ovviamente non è un management di origine tecnologica, nel senso che ci hanno segnalato più volte come il management sia un management che certo è in pensione, magari da un po' di tempo, quindi è fuori dal mondo produttivo, non ha avuto o ha avuto scarsissime possibilità d'uso della tecnologia, per cui di fronte alla tecnologia ha un atteggiamento sostanzialmente attendista o comunque non positivo. Il problema delle disponibilità economiche, già ve lo dicevo, vi è il rischio che sia anche accusato un po' un alibi, nel senso che non vi è capacità di andare oltre alla valutazione della tecnologia in termini di costo e non la si valuta e non la si vede in termini di investimento. L'ultimo aspetto che ci è stato segnalato pure è
che da parte del comparto dell'offerta vi è poco interesse a sviluppare soluzioni specifiche per il terzo settore. Allora, questo in parte è vero, ma in parte non è vero. Non è vero in due sensi. Non è vero perché esistono casi di aziende di informatica, Software House per esempio, che hanno sviluppato soluzioni per il terzo, specifiche per il terzo settore. E non è vero che, come già si diceva prima, basta andare su internet per trovare N possibilità d'uso della tecnologia. Ovviamente la somma di questi fattori si traduce in una sostanziale arretratezza tecnologica dell'intero terzo settore. Un altro argomento che abbiamo visto è il web. Anche qui lo scenario è molto difforme, con qualche segnale positivo, nel senso che, per esempio, uno dei contributi che c'è nel rapporto analizza il comportamento delle ONG rispetto alla sua relazione col web, e ci sono segnali positivi di sviluppo in termini positivi. Resta però sostanzialmente di fondo la capacità a interpretare possibile uso del web. I risorse disponibili sono sempre meno e l'intervento del mondo pubblico continua a ritirarsi, a ridursi, scaricando sul terzo settore ciò che il mondo pubblico non riesce più a fare. Quindi vi è necessità secondo me, di rafforzare il terzo settore in termini strutturali e di aumentarne l'efficacia e l'efficienza. Occorre sicuramente effettuare delle azioni per sviluppare la cultura dell'uso della tecnologia, di fare presente, diffondere il concetto che tecnologia non significa costi elevati. Per esempio, ho indicato alla fine a modo di esempio anche la possibilità di utilizzare delle soluzioni in web, che non necessariamente sono delle soluzioni fatte per grandi organizzazioni, anzi, il cloud e anzi la metodologia d'uso della tecnologia più adatta proprio per le piccole organizzazioni. C'è il problema comunque di sviluppare delle tecnologie, delle soluzioni che siano adeguate, finalizzate alle esigenze del terzo settore, senza necessità di ricorrere a prodotti complicati. Si possono anche utilizzare prodotti tipo Office, ma creare delle soluzioni che rispondono esattamente ai bisogni del... Un altro degli aspetti è la diffusione della convinzione che il web non è una cosa statica, che il web è una cosa dinamica, che certo bisogna saperlo gestire, bisogna imparare a gestire, ma che comunque il risultato è un enorme vantaggio per chi lo gestisce e lo utilizza. Ecco, con questo io ho concluso, grazie, vi ho accennato ad alcuni, non a tutti i contenuti del volumetto, ho scelto alcune cose che mi sembravano particolarmente così interessanti, che comunque hanno colpito la mia fantasia. Grazie.